rispettare quello che ci dice l'Europa, lo dobbiamo fare iniziando dalle vittime. Molto spesso in quest'Aula si è parlato giustamente dei diritti dei detenuti, ma si è parlato anche di depenalizzazioni, si è parlato di svuota carceri. Allora noi poniamo all'attenzione finalmente la questione delle vittime del reato e delle vittime delle le famiglie che appunto supportano o sono pregiudicate da una violenza nei confronti di un familiare. Ma per piacere, non prendiamoli in giro, perché questo fondo, così come formulato, è una beffa, è una vergogna, è una presa in giro per le vittime del reato che ancora una volta in questo paese sono pregiudicate da un governo che non le rispetta, che non le tiene in considerazione, che si prende beffa di loro e dell'Europa. Grazie, Presidente. La ringrazio, onorevole Ferraresi. Onorevole D'Alessandro. Grazie Presidente. Volevo annunciare il voto favorevole all'emendamento del componente di Alleanza Liberale Popolare Autonomie. Noi tutti conosciamo il caso di Chiara Insidioso Monda, è una ragazza che è stata massacrata a calci e pugni dal fidanzato ed è praticamente ridotta a un vegetale. Questo tipo di norma del testo non prevede se non un risarcimento per le spese mediche assistenziali, perché colui che è stato riconosciuto colpevole di questo reato non ha la possibilità di risarcire Chiara, e Chiara non è vittima né di omicidio né di un reato di violenza sessuale. Capisco bene che sia stato varato questo tipo di emendamento per correggere, colmare una lacuna e uscire da una procedura di infrazione che prevedeva, come ha detto il collega Ferraresi, il risarcimento per le transfrontaliere e nessun risarcimento per le italiane. Però si poteva e si doveva fare di più, perché in questo paese spesso e volentieri ci si riempie la bocca, di solidarietà, si cerca mediaticamente di coprire determinati casi come quello di Chiara, poi quando si arriva a dover, praticare, oltre che predicare, si pratica molto poco. Sarebbe stato giusto comprendere, in queste norme anche i casi in cui ci fossero dei danni permanenti nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti. Purtroppo questo non è avvenuto, io lo trovo grave e per questo motivo, Alleanza Liberal Popolare non solo voterà favorevolmente a questo emendamento, ma a tutti gli emendamenti a questo articolo e contrariamente all'articolo. Grazie. La ringrazio, onorevole Cominardi. Grazie Presidente. Io vi chiedo veramente, sinceramente, con tutto il cuore, di rivedere l'articolo 11 e di approvare l'emendamento Ferraresi-Cominardi. Per quale ragione? Perché sono una di quelle persone che ha avuto la possibilità, l'esperienza di conoscere una persona che è stata vittima di un reato violento intenzionale. E questa persona si chiama William Pezzullo, è di Travagliato, di Brescia. È stato rovinato, sfregiato dall'acido da due criminali. Ora non ci vede più, fa fatica a sentire ed ha subito circa una trentina di interventi chirurgici. Molti non sanno che il servizio sanitario italiano ti risarcisce tutte quelle spese che riguardano gli interventi di natura plastica, ma non quelli di natura estetica, che spesso diventano addirittura funzionali, perché deve fare per esempio un intervento per poter avere una regolarità nel movimento della mandibola durante la masticazione. Cioè, sono problemi incredibili e limitarli, stringerli con